Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi sarà l'ultimo appuntamento con Necronomicon. L'altra volta vi avevo citato un bug che diciamo vi si può verificare e per risolverlo dovete necessariamente seguire una guida che ho trovato su Steam dove un utente ha messo a disposizione un vecchio eseguibile del gioco, probabilmente quindi dalla versione fisica. E andando a sostituire si risolve questo bug. L'unica cosa è che questa sostituzione conviene farla all'inizio, o comunque quando vi si presenta il bug potete farla tranquillamente, però sarete costretti quindi a ricaricare un salvataggio, diciamo, precedente a quando recuperate la valigetta. Perché? Perché ci servirà. Soprattutto in questo luogo dove senza fare quella sostituzione del file, diciamo, non avremo più a disposizione la valigetta, che è quindi fondamentale invece in questa zona. Comunque, torniamo al gioco in sé. Io lascerò il link in descrizione dell'eseguibile da sostituire. Qui ci troviamo, diciamo, in questo cerchio, questo pentagramma, insomma, che avevamo trovato, diciamo, mettendo diversi elementi sulla mappa che abbiamo trovato in biblioteca, o comunque sulla mappa che aveva messo a disposizione Sanders, e mettendo vari elementi sulla mappa abbiamo segnato il posto dove si trovano i diversi ripetitori, che ci hanno quindi indicato questo logo qui. Allora, per entrare, per aprire questo passaggio, dobbiamo, come vedete, muovere questa parte qui e altre due. Per sapere come fare, dobbiamo guardare nella pietra che il nostro povero amico Edgar ci ha dato all'inizio. E come vedete qui c'è la spiegazione di tutto. Ovviamente su PlayStation era molto più piccolo, quindi era impossibile capirci qualcosa, a meno che io ricordi. E allora andiamo avanti col primo. Dobbiamo muoverlo una, due, tre e quattro volte. Dopodiché possiamo sì andare con questo. Come vedete deve essere abbassato quasi del tutto. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E andiamo verso l'ultimo, che è questo qui. Andiamo a vedere. E come vedete deve essere messo più o meno verso il centro, insomma. Vediamo se funziona. Eh sì. Ed ecco che ci verrà rivelata questa nicchia. No, non è di qua. Eccola qua. Ora qui dovremmo inserire quello che vi dicevo che era fondamentale per andare avanti, quindi questa chiave qui, la chiave dei grandi antichi. Eccoci qui. Allora, qui dobbiamo piazzare la pietra che ci aveva dato Edgar e dobbiamo prendere queste tre e il passaggio in teoria dovrebbe essere aperto. Anzi no, dobbiamo prima andare verso questa piramide qui. Mi raccomando, ricordatevi questi simboli, potrebbero esserci utili avanti. Ed ecco che si va a sbloccare tutto il passaggio. Purtroppo, come detto, pensavo di dover abbandonare qui il gameplay o comunque poi portare lo schermo della PlayStation 1. Perché insomma credevo di non poter andare avanti con quel bug della valigetta, invece soprattutto grazie alla community di Steam, anzi direi principalmente perché il team che l'ha sviluppato se ne è un po' fregato, sono riuscito a risolvere. E qui ci troveremo davanti a questi tre passaggi. Prendiamo quindi il passaggio al centro, visto che poi gli altri due sono solamente vicoli ciechi. E iniziamo a scendere. Arrivati qui, giriamoci a sinistra e
Scendiamo in basso verso questa piattaforma e prendiamo la strada indicata da questo simbolo. Andiamo dritto, saliamo queste scale, prendiamo quel passaggio lì al centro, andiamo avanti e troveremo altre scale. Ci giriamo a sinistra, andiamo verso questo passaggio al centro, scendiamo giù, continuiamo verso sinistra, scendiamo ancora giù, ci voltiamo a sinistra e saliamo, scendiamo di nuovo, andiamo avanti e andiamo, puntiamo lì in alto e poi dobbiamo scendere in questo buco. Adesso quindi ci troviamo davanti a questo piedistallo, lo andiamo a ispezionare e lo premiamo, quindi rivelerà questi tasti, e premiamo quelli di un'unica colonna, così ci faciliteremo insomma la vita tra poco. Premiamo l'ultimo e si aprirà diciamo quella grata. Usciamo e andiamo verso la via, diciamo che si è appena sbloccata. Arrivati qui ci saranno tre passaggi. Noi abbiamo sbloccato quelli di sinistra, quindi andiamo ad attivare questa specie di corsia del muro. Verrà aperta una nuova porta, solo che si chiuderà, insomma, una porta al tempo, quindi dobbiamo raggiungerla tramite le porte che abbiamo aperto. Potete anche imboccare l'algoritmo, ma non troverete altro che queste porte qui chiuse. Quindi sempre a sinistra. Andiamo avanti. Siamo ritornati al punto di partenza, quindi andiamo per la nuova porta che si era aperta quando abbiamo girato la clessidra e andiamo avanti. Allora, questo punto qui è molto importante perché questi simboli ci aiuteranno a sbloccare una porta che, diciamo, troveremo, un meccanismo che troveremo tra poco. Se volete segnarveli o comunque prestate attenzione tra poco alla combinazione che vi darò. Andiamo avanti, arriviamo a questa stanzione che è, mamma mia, impressionante. E scendiamo giù. Dove sono qua? Scendiamo ancora. Ecco, se vedete questa persona che sta correndo davanti a noi, non viene spiegato chi possa essere. E a mio avviso questa qui è una grossa mancanza per il gioco, perché o si tratta di un filmato che è scomparso in fase di sviluppo, oppure è un tentativo maldestro, insomma, di rendere più misteriosa la storia, che più che altro non fa che confondere, secondo me. Quindi ci troveremo davanti a questo piedistallo e dovremo premere i tasti in una certa sequenza, ora vi faccio vedere quale, per poter sbloccare poi questa porta. Quindi non ho idea di come faccia a fare tutto il giro sempre sullo stesso livello, però è così. Probabilmente dovrebbe essere un esagono, quindi. Allora, andiamo a premere il primo tasto, che è questo qui in alto al centro. Torniamo indietro e andiamo verso destra. Ritorniamo qui, lo ispezioniamo di nuovo, cioè ispezioniamo questo nuovo piedistallo e il secondo tasto sarà questo. Sempre verso destra, fino a tornare al piedistallo. Il terzo è questo, in alto a sinistra. Sempre a destra fino a raggiungere il piedistallo il quarto è questo, sì. Ok, andiamo avanti per di qui. Il quinto è questo, e il sesto è l'ultimo che si fa. Andiamo per un'ultima volta a destra e come vedete adesso si è sbloccata questa porta. Noi siamo ritornati quindi alla parte iniziale, si va a sinistra e qui la porta sarà sbloccata.
andiamo avanti per di qui. E qui ci troveremo di nuovo davanti ad un altro piedistallo per sbloccare questa porta qui. Andiamo quindi ad esaminare e dovremo mettere le pietre che abbiamo trovato, diciamo, all'entrata. Saranno invertite, quindi soltanto in parte, perché comunque qui saranno uguali. Quindi questa va a sinistra e questa va a destra. Quindi si è aperta la porta e possiamo andare dritto. Arrivati a questo punto, possiamo andare sia a destra che a sinistra, ma diciamo da qui facciamo prima. Qui vedrete che c'è un tasto, andiamo verso di lui, premendolo ci aprirà questa porta. E possiamo anche non premerlo e raggiungere la zona dietro questa porta anche andando a destra o a sinistra, ma insomma facendo così è più facile. Quindi andiamo avanti, avanti. Premiamo il tasto di destra, ci andiamo a destra, andiamo avanti per di qui e ci troviamo davanti a questi cancelli. Tasto di destra, andiamo qua, andiamo avanti, sempre avanti, di nuovo tasto di destra, andiamo di qui, andiamo sempre avanti, sempre avanti. Tasto di destra, ancora avanti. E tasto di destra, ancora avanti. Sempre avanti, sempre avanti. E siamo arrivati qui. Fate un salvataggio se volete godervi tutti e due i finali. Vi farò vedere adesso il primo, il finale cattivo, diciamo. Per poter vedere quindi questo finale, dovrete solamente andare avanti, infilarvi in mezzo a queste colonne ed esaminare la porta. Quindi il tizio inizierà a pronunciare poi tra poco il rituale e se riuscirà a portarlo a termine, se non riuscirete quindi ad aprire questa porta in tempo, potrete guardare il bad ending. Quindi ve lo faccio vedere e poi faremo quello vero e proprio, insomma, il good ending. Questo era il bad ending, insomma. Andiamo a vedere quali sono gli altri finali. Potreste, ad esempio, riuscire a sbloccare tutte le porte, ma diciamo, sbloccare la porta e non intervenire in tempo. Allora il gioco si concluderebbe con un semplice game over. E mentre il good ending
Quindi ci sono questi tre finali. E il terzo finale, il Good Ending, lo potrete avere così. Quindi esaminate la porta. Dopodiché premete così i tasti, quindi 2, 3, 5, 4, poi di nuovo 2, poi 4. Tutto questo, la porta si aprirà, come vi ho detto, se non intervenite in tempo, vedrà che non vi muovere, quindi non farà un bel danno, farà un piccolo danno, mentre noi andiamo ad intervenire, a interromperlo, e godiamoci di danni. Come sono riuscito a salvarmi? Non saprei spiegarlo con certezza. Le antiche città sono state distrutte, naturalmente, ma ancora oggi tremo per il terrore quando ripenso al mostruoso caos che si annida, per fortuna nascosto, nel Necronomicon. Ciò che ho visto in un lampo di luce ha portato nel mio cuore l'orrore cieco che da allora è mio compagno costante. Quella vista ha paralizzato la mia mente, tanto che sono stupito di essere riuscito a imboccare il tunnel giusto, quello che conduce all'ingresso sul pendio della collina. Deve essere stato l'istinto a guidarmi. Probabilmente sono salvo, perché non mi sono fidato della mia ragione. E questo è il finale di Necronomicon. Quindi scegliete voi quello che vi piace di più. E spero che, insomma, questo gioco vi sia piaciuto. Importantissimo se vi iscrivete, mi fate un grande favore e lasciate un like, ovviamente, se il video è stato di vostro gradimento. E noi ci vediamo, al prossimo gioco.